Fabrizio Damiani, tre punti conquistati meritatamente, primi 20-25 minuti un po' così di sofferenza, un po' di confusione, poi il gol di Muri ha sistemato molto le cose. Sì, dai, non è stata una partita eccezionale per il suo tecnico, ma l'importante era portarla a casa. È chiaro che l'espulsione ci ha molto agevolati, però sai, non è detto che in 10 tante volte, come abbiamo fatto anche noi, abbiamo fatto buone gare in 10, tiri fuori delle cose che forse non ti aspetti. Primi 20-25 minuti sotto ritmo, ci siamo come sempre, spesso ci capita, no? Adeguati al loro ritmo, poi Yuri ha sbloccato e lì ci manca un pelino, quando siamo magari in vantaggio, in superiorità, ci manca la serenità, la lucidità, forse ancora un po' di paura per gestire al meglio. Dopo invece abbiamo fatto un 3-4 cose abbastanza buone. Fabrizio, come ti spieghi questo fatto che quasi sempre il tuo mezzo si adegua alla squadra che ha di fronte? Nel senso, contro le grandi squadre, grandi partite, contro le piccole squadre ci adeguiamo alla mediocrità. Sì, sì, ma è un aspetto mentale, come abbiamo detto altre volte, da affinare, fra virgolette, però non possiamo neanche sempre, sai, pretendere il bel gioco, il calcio champagne, eccetera, eccetera. Cioè, oggi era fondamentale portare a casa i punti e l'abbiamo fatto. Bisogna migliorare tante altre cose, sicuramente l'aspetto dell'approccio e dell'adattamento è uno fra quelli che dobbiamo affinare e migliorare, però insomma, oggi, 20 giorni fa contro l'Italia, non eravamo qua a parlare, no? Facevamo tutti altri discorsi. Ecco, appunto. E martedì? Casa del Bignacco, prima classifica, come ho detto a Fabio, ci aspettiamo una grande partita, visto che con le grandi giocare bene. Guarda, noi andiamo a giocarcela tranquillamente, e lunedì facciamo un piccolo ritrovo, no? per mettere a posto un po' di cose, e andiamo giù, e perché l'abbiamo già infrontato comunque con questa squadra due volte in Coppa Italia, e secondo me, seppur abbiamo perso, ma abbiamo fatto molto bene. Chiaro che è una corazzata, è una squadra che, però nelle ultime gare anche loro mi pare che stanno perdendo un po' di colpi. Ultima domanda, problemi di formazione per martedì, acciaccati, diffidati, tutto a posto? Tutto a posto, dovrebbe rientrare Micelli dall'influenza, se rientra, e due fuori conto oggi, specificamente Ciotola e Esteban Falcon, hanno fatto molto bene. Ciotola ha dato molto spirito, molta vivacità. Sì, sì, quindi, vabbè, aspettiamo Giacomo, perché Giacomo comunque è il titolare fra virgole, e basta, e gli altri sono tutti